Settimana Tutto Sposi Expo torna questa fiera sul mondo degli sposi. Quali sono i numeri di questa edizione? Ma i numeri, allora, dobbiamo dare i numeri? Allora, a me non piace dare i numeri perché qualcuno magari se li gioca. Allora, diciamo che anche quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo molto importante. Infatti approfitto di questa cosa per ringraziare tutte le persone che stanno chiamando per avere uno spazio. Purtroppo per loro, ovviamente, per fortuna nostra no, perché abbiamo il tutto esaurito, quindi non abbiamo spazi. Anche perché Tutto Sposi Expo si... diciamo si differenzia dalle altre perché è una fiera pura, cioè nel senso la nostra non ci sono elementi diversi, non che non c'entrino con la sposa, ma diversi, quindi una sposa, cioè una fiera pura, molta sposa naturalmente, infatti i più grossi atelier, ne abbiamo 10, i più grossi atelier della zona e non solo sono presenti, dove è chiaro che nelle 4 serate che avremo ci saranno delle sfilate, quindi loro presenteranno le loro novità. Naturalmente novità ce ne sono tantissime, perché il mondo del matrimonio è in evoluzione. Perché io vorrei sfatare il fatto di dire che ci si sposa poco. Non è vero che ci si sposa poco, ci si sposa, magari ci si sposa in maniera diversa, diciamo, poi dovremmo fare un attimino anche un po' di distingo fra nord e sud. È chiaro che il sud ancora il matrimonio qui da noi è praticamente è un vero valore, cioè ci si sposa con i parenti, con gli amici, con le nonne, e quindi di conseguenza diventa veramente una grande festa dove è chiaro che la sposa e la principessa, quindi l'abito diventa importante, ma come lo è anche per lo sposo. Quindi naturalmente poi c'è il ricevimento, e questi sono tutti questi aspetti che naturalmente a Tutto Sposi Expo verranno affrontati. Torno a ripetere, mi pregio di dire che c'è in maniera forse un pochino poco modesta di dire che la nostra è la fiera dei numeri uno, ma perché è la verità, perché poi i numeri parlano, cioè nel senso, noi, torno a ripetere, 60-65 espositori a noi bastano, perché almeno così possiamo fare una selezione, perché oggi nella vita bisogna anche fare delle selezioni. Quest'anno l'edizione si svolge a Rennes, nella zona industriale, 2500 metri quadri di esposizione, ma che cosa vuol dire organizzare una fiera del genere in Calabria? Allora Emily, non è facile perché il nostro territorio è quello che è, lo conosciamo bene, quindi dobbiamo cercare di convivere un po' con i vicini, però per fortuna poi ci sono diciamo delle persone veramente diciamo così importanti e che capiscono, che guardano oltre. Io approfitto sempre di questo per ringraziare Elio, che è il titolare della Safra Motors, dove ci ospita. Noi siamo ospiti della Mercedes in definitiva, quindi in questo grande piazzale che la Mercedes Safra Motors ci ha messo a disposizione, noi abbiamo allestito 2500 metri di tensostruttura. Naturalmente ormai la tensostruttura non è una tenda come si crede, la tensostruttura è una struttura che ormai da fuori vedi che è una vera, ma nel momento in cui sei dentro, quando incominci a trovare moquette molto belle, perché quest'anno abbiamo due colori, abbiamo il nero e il verde, quindi insomma il verde, visto che tutti quanti sono tutti, abbiamo un po' di speranza con il verde, quindi naturalmente locali riscaldati, poi abbiamo una bellissima area sfilata dove avremo dei bei momenti, dove faremo il concorso Un giorno da modella, che quest'anno abbiamo ampliato, nel senso che non è solo aperto a chi, per esempio tu l'anno scorso quando sei venuta da noi non ti eri sposa, non eri ancora signora, quindi potevi partecipare volendo al concorso Un giorno da modella. Quest'anno l'abbiamo un attimino un po' ampliato,
mercato, ma soprattutto ci siamo concentrati su una cosa, i giovani stilisti. Cioè oggi si parla tanto di carenza, di idea, non è vero. Qui a Sud ci sono tanti ragazzi bravi, vanno solo aiutati, vanno aiutati perché le istituzioni purtroppo non lo fanno. Quindi allora noi cerchiamo in questa edizione, abbiamo 9 giovani stilisti i quali hanno realizzato appositamente, quindi non sono abiti di negozio, cioè non sono abiti griffati, quindi, ma sono abiti che sono stati creati direttamente solo per tutto Sposi Expo. Abbiamo selezionato delle ragazze normalissime, che l'importante è che non siano modelle, quindi questo ovviamente non le modelle, no, ma sono ragazze normalissime, quindi sfileranno, ci sarà chiaro un'apposita giuria dove poi vincerà una ragazza, perché noi diciamo che il concorso è un giorno da modella, la ragazza è importante, la simpatia, il modo in cui, perché poi le ragazze quando poi sono in passerella, non so, la passerella forse dà un senso così, vanno tra, sembrano modelle veramente professioniste. E poi domenica avremo un ospite molto gradito, che è Nino Lettieri, che è un grossissimo, un grandissimo stilista e ci onora della sua presenza, quindi lui presenterà chiaro un assaggio della sua collezione, perché insomma le collezioni sono tanti, perché, quindi noi in questi 4 giorni tutti e 10 gli atelier presenti cioè avranno un loro momento, dove loro presenteranno naturalmente un assaggio che poi è una visibilità in più, perché poi naturalmente la sposa va nell'atelier, non è che compra in fiera, certo. Assolutamente. Senti, un'ultima domanda, come sta cambiando il mondo del matrimonio in Calabria? Ma il mondo del matrimonio è cambiato dappertutto, ma anche qui al sud, perché nonostante siamo ancora tradizionalisti, perché naturalmente l'abito, la ragazza quando va in un negozio vorrebbe uscire principessa, insomma, perché quindi quegli abiti lì vanno sempre bene, ma è cambiato proprio l'approccio, cioè nel senso non è più non si va, allora una volta si diceva si fa il ricevimento, per esempio, perché oggi forse il ricevimento è quello che ha avuto un po' l'evoluzione più presente, più forte, perché una volta si andava lì e si andava solo per mangiare spesso ai ristoranti, soprattutto parliamo di molti anni fa. Oggi, ringraziando il cielo, insomma, mangiamo tutti, quindi non è che si va al ristorante per andare a mangiare, quindi il ricevimento diventa una festa, quindi una festa anche a tema. Oggi andando in un ricevimento si può trovare di tutto, dal giocoliere, e noi avremo una chicca perché c'è Pierpaolo Furlano, che è un noto artista cosentino, che sarà con noi in fiera, dove praticamente farà delle caricature d'autore, naturalmente. Anche quello è un altro aspetto, per esempio ci sono appunto i giocolieri, la musica, per esempio, anche la musica oggi c'è la musica per la chiesa, c'è la musica per il ricevimento, è cambiato veramente tanto, anche se poi naturalmente il matrimonio religioso è quello che resiste di più, perché è uno dei motivi in cui ci si dice ci si sposa meno, perché magari c'è molti si sposano in comune. Cioè, dobbiamo anche pensare che l'Italia, ormai di extracomunitari ce ne sono tantissimi, i quali si sposano, e è chiaro che magari per motivi religiosi o altro non sposano in chiesa, quindi quelli non vengono nelle classifiche, però ci si sposa, il matrimonio ancora sta bene, quindi approfitto di invitare dal giovedì prossimo, non questo, ovviamente giovedì 28, dalle 4 alle 9, di sera, venerdì la stessa cosa, sabato e domenica 24, sì, 20, sì, un total prova immersion di sposa, quindi vi aspettiamo, siamo a Rende, come hai detto tu, alla Mercedes, Safra Motors, a Rende, nella zona industriale, ma comunque è facile da arrivare.